Signor Sindaco, dedicargli una via è il miglior omaggio che Milano possa fargli? Fra 10 anni però, perché noi vogliamo rimanere fedeli alle regole, se no è sempre un'eccezione, quindi la regola è devono passare 10 anni e così faremo anche in questo caso. Ai tanti che lo chiedono, però invito anche a fare delle cose, non so, io ho visto il Presidente del Consorzio Granio Padano che dice dedicate la via, dedicateli voi delle borse di studio, troviamo un modo per riconoscere il grande lavoro che Gualtiero ha fatto. Il tema della scuola di cucina e quindi di trovare una modalità per far sì che questa tradizione di scuola che è rimasta, che è diventata milanese, prosegua può avere senso. Tipica iniziativa che meriterebbe un rapporto tra pubblico e privato, quindi invito anche i privati che sono interessati a farsi avanti. La perfezione, la qualità, la creazione, quindi insomma, eccezionale. Aveva studiato le regole per poi infrangerle, ma diceva che per poterle infrangere bisognava prima studiare molto. Sì, sì. Era amico di tanti artisti e credo che abbia trasformato il suo, diciamo, ruolo di cuoco in quello di grande artista. Grazie. Prego.